Cesare Betti, direttore di Confindustria Piacenza, è stato portato via dal coronavirus il 14 marzo, ma resta il ricordo dell'uomo e di quello che ha fatto per il tessuto economico e sociale del nostro territorio. Il 17 dicembre, nella sede di Confindustria, Finart Manager gli assegnerà il premio Manager dell'anno, consegnandolo nelle mani della moglie Piera e della figlia Chiara. È la prima volta che il premio è assegnato alla memoria. Nelle parole del presidente di Federmanager Michele Vitiello, le ragioni della scelta. Noi come Federmanager Piacenza abbiamo una tradizione di assegnare un premio di manager dell'anno a un manager piacentino che si sia distinto nell'anno in corso. Quest'anno chiaramente per tutti è un anno molto particolare, per cui abbiamo deciso per la prima volta di assegnare questo premio alla memoria. Cesare Betti come manager. Innanzitutto era quello che noi definiamo un bravo manager, e cioè un manager con competenza, con professionalità, e questo l'hanno potuto riscontrare tutti, tutte le persone con cui è entrato in contatto. Ma lui era anche un'altra cosa, era un manager bravo. Che cosa vuol dire? Che aveva anche delle caratteristiche personali di empatia. Soprattutto io vorrei evidenziare un tratto importante, di grande fiducia nei confronti dei giovani. Se è vero che una persona sopravvive in funzione del ricordo che ne hanno gli altri, io sono sicuro che il ricordo di Cesare Betti sopravviverà molto al di là della targa che noi gli assegneremo il 17 dicembre. Betti era entrato nel 1975 nell'Associazione Industriali, dove aveva affinato le sue capacità impegnandosi nelle trattative con i sindacati. Nel 2002 è stato poi nominato direttore dell'associazione e con quella carica ha affiancato diversi presidenti: Giuseppe Parenti, Sergio Giglio, Emilio Bolzoni e Alberto Rota. Una scelta che a noi di Confindustria fa veramente tanto piacere, perché Cesare Betti è stata una figura, pensiamo, veramente importante per il nostro territorio e non solo per la nostra associazione, perciò mai premio fu così meritato,